Stamattina sono arrivato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Partigiano, stami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, e mi sento di morire. Se muoio, partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se muoio, da partigiano, tu mi devi seppellire. Passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno, mi diranno che è il suo. Ringrazio a nome di tutti il mio personale, il canzoniere popolare della Brianza, che è stato sottoposto anche a questa penitenza di questo giro. Ricordo a tutti, anche a chi non ha seguito il percorso, il concerto tra mezz'ora appunto, piazzetta Martinelli, al centro della città murata. Eseguono tutto il lavoro, cosa importa se ci chiamano banditi. Vorrei però in aggiunta finire citando la frase che è riportata sul monumento, proprio su quella lastra lì, di Pieramato Perretta, come ho detto, grande esponente della resistenza comasca, e che è la frase che in questo monumento dedicato alla resistenza europea, a tutte le varie comunità che hanno lottato contro il fascismo e contro il nazismo, rappresenta l'Italia. La frase è quella sulla maglietta d'ordinanza che indosso, che è stata realizzata dall'AMPI Comasca, ma fa parte di una lettera che Pieramato Perretta, un avvocato, magistrato, anziano all'epoca, anziano per le, come dire, per le consuetudini del tempo, in realtà c'aveva la mia età, quindi non è, cioè, è un po' paradossale dirlo, ma era sessantenne, il quale poteva anche dire vabbè, io ho già dato, fate voi, in realtà vi si impegna nella lotta clandestina e nella lotta armata, ma prima, proprio subito dopo la prima caduta del fascismo, dopo il 25 aprile, scrive, scusate, dopo il 25 luglio, scrive una lettera al figlio Giusto, che è prigioniero degli inglesi in India. Giusto Perretta, figlio di Pieramato, è il fondatore dell'Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione a Como, che adesso si chiama Istituto di Storia Contemporanea, di cui io mi onoro di far parte. È stato uno dei nostri grandi maestri. Questa è la lettera che Pieramato Perretta scrive il 10 agosto 1943, quindi non è la lettera di un condannato a morte, non è la lettera scritta in un momento che della fine, ma è una lettera scritta nel momento in cui si crede che qualcosa di buono può ancora succedere. Carissimo figliolo, conoscerai già gli ultimi avvenimenti italiani, il fascismo è finito per autoconsunzione. Dopo aver avvelenato tutte le sorgenti di vita materiale e morale della nazione, il bubbone è crepato, ma la disinfezione sarà ancora lunga e penosa. Molti oggi esultano, io che non mi sono mai curvato al dispotismo, sorrido amaramente, pensando che troppi italiani e per oltre 20 anni
non hanno saputo difendere la loro libertà di cittadini e la loro dignità di uomini. Occorrerà una lunga penitenza per lavare quest'onta e per debellare non solo il fascismo come partito, ma le cause che lo produssero e lo sostennero. Questa tremenda esperienza avrà giovato a qualche cosa? Si impone una rieducazione profonda e costante, altrimenti nemmeno questa lezione servirà. Questa è la frase riportata sul monumento. I fatti dimostrano che io, ascoltando solo la voce della mia coscienza, non ingannavo nessuno e tantomeno voi. Basta un raggio della verità ormai palese a tutti per cancellare il ricordo delle tribolazioni patite. Anche a voi giovani si presenta un compito arduo, ma se la vostra vita sarà illuminata da un vero ideale e non da un fuoco d'artificio, potrete ancora trovare il benessere e la felicità. Io spero che tu possa, al più presto, essere al mio fianco, compagno di lotta per le vie del progresso. Un abbraccio, papà. Pier Amato Perretta morirà ucciso dai fascisti a Milano, non rivedrà mai più suo figlio. Piazza Martinelli.